Ciao a tutti ragazzi, siamo pronti per un'altra partitozza online e siamo qui con della nuova attrezzatura. Allora, praticamente ragazzi, ho impostato, visto che al momento non sono ancora arrivato al livello VIP numero 6 da potermi permettere un altro slot per mettere un'altra classe a portata di mano, mi tocca fare ogni tanto un po' e un po'. Come un po' tutti, insomma, per chi non ha sbloccato ancora il livello VIP 6, io sono ancora a livello 4. Comunque, piano piano stiamo avanzando sempre più per arrivare al livello 5. Siamo a un terzo del livello 4 praticamente. Comunque, nella prima attrezzatura ho messo la classe assalto con una PR39 e MK5, tra l'altro, sono arrivato con quest'arma, però ancora non mi soddisfa abbastanza. Come seconda armatura sono andato a impostare la classe supporto con una Shared 4 e con potenziamento MK3. Con l'attrezzatura numero 3 abbiamo una classe cacciatore di taglie bellissima, tra l'altro, con la MG200. Arma veramente molto bella, soprattutto per quando si gioca poi a squadre, come vi ho detto varie volte ragazzi, nella classe cacciatore di taglie per il supporto militare siamo molto avvantaggiati. Comunque, poi adesso in questi giorni mi stavo intrippando con la COG, che l'ho portata al potenziamento MK4 e devo dire che riesco a fare delle belle uccisioni, tra l'altro. Mentre questa l'ho appena messa, ho messo di nuovo la classe pesante con una SMAS 410 con potenziamento MK1. Sono ancora all'inizio, la devo ancora provare sinceramente. Sono andata a impostarla e come seconda arma una SLAC 7H, che è un lancia granate a manetta che spara, tenendo premuto spara a propulsione fino all'esaurimento scorte di munizioni. Comunque, bando alle ciance, andiamo a fare una cosa ragazzi. Adesso andiamo nella modalità multigiocatore. Ah, tra l'altro sono arrivato a 1507 punti in questi giorni. Ci ho dato un pochettino, ero a 1400, al limite tra 1400 e 1300. Sono aumentato leggermente. Adesso vediamo di riuscire a fare qualcosa di buono, tra l'altro. Allora, andiamo in non classificata. Andiamo a creare una partita e vorrei cominciarla con la mappa scattare. Allora, andiamo a fare, per così avere più giocatori, una tutti contro tutti e facciamo una rientro rapido, lo mettiamo, andiamo a crearla e andiamo a evitare tutti quelli che sono online in questo momento. Vediamo chi c'è online in questo momento, così vediamo di giocare tutti quanti insieme. Creazione partita in corso. Allora, andiamo a invitare i giocatori, mettiamo soltanto quelli della squadra, aspettiamo il conto alla rovescia. Nel frattempo ragazzi, qui fuori da me sta piovendo, sta diluviando, quindi un buon motivo per rimanere inchiodato davanti al mio smartphone e giocare. Allora, pubblichiamo l'invito a quelli, ai membri della squadra, e pubblichiamo l'invito a tutti gli amici che al momento sono online, spero più possibile ragazzi, così ci facciamo una bella partitozza. Al momento ce n'è soltanto uno ragazzi. Ok, andiamo a invitare nuovamente altri giocatori, amici. Riproviamo a invitare Kiro, che lo saluto. E nella chat, perfetto, si stanno cominciando nella chat di squadra. Andiamo a invitare altri. Al momento abbiamo dei giocatori che si stanno inserendo. Non so sinceramente se questi giocatori sono miei amici, perché sinceramente non me li ricordo tutti quanti ragazzi. E se, allora, chat di squadra, pubblichiamo l'invito, iniziamo la partita, vediamo di iniziarla così al momento, anche se al momento siamo in due, speriamo che si unisca qualcun altro alla battaglia e vediamo chi riesce ad unirsi. Oggi ragazzi non farò un video di un'ora come è successo sabato scorso, che poi mi sono lasciato prendere a giocare perché magari può essere noioso un'ora intera di video, sicuramente. Allora, al momento siamo in due. Andiamo a vedere. Eccoci qua subito. Vabbè, con la DBS4 sei bello potente, ragazzo. Allora, facciamo che lo aggiriamo subito.
ha ucciso col coltello e ha fatto la sua prima uccisione. Speriamo che si unisca qualcun altro alla partita. Peccato che, come dicevo l'altra volta, non si possa invitare gente mentre siamo in partita, almeno mentre abbiamo perso, magari che abbiamo la possibilità di selezionare la prossima mappa. Sarebbe bello riuscire a mettere anche... Allora, dobbiamo cercare di mantenercelo a distanza questo, perché c'ha un fucile. C'ha un fucile che in teoria a distanza dovrebbe colpire poco. Adesso cerchiamo di prenderlo un po' a distanza per... Granata. Lanciamogli una granata lì dietro, ragazzi. E un'altra granata, uccisione esplosiva. T'ho fatto secco, ciccio. E siamo... Abbiamo fatto la nostra rivalsa. Siamo 3-1 per lui. Adesso speriamo che si unisca, come dicevo prima, altri alla battaglia, perché qui uno contro uno non è che mi piaccia tanto, sinceramente. Vediamo dove sei finito, ciccio. Ucciso! Altra uccisione, siamo 3-2. Dobbiamo cercarlo di beccare a distanza, perché lui qua c'ha un fucile a canna mozza che è sì molto potente, però deve avvicinarsi a noi almeno una decina di metri per riuscire a fare qualcosa, perché sennò a distanza farà ben fatica ad ammazzarci. Eccolo che sta facendo il giro da lì dietro, non so che strada sta prendendo, comunque lo anticipiamo, vediamo se lo riusciamo a vedere da qui. Adesso ci sbuca qui dietro, ci ammazza. Dobbiamo cercare di rimanere in spazi aperti più che andare negli spazi chiusi, visto che il nostro avversario ha un fucile che non arriva tanto distante. Granata, eccolo che è arrivato vicino a noi, è riuscito ad arrivare vicino a noi e ci ha seccato. Adesso gli diamo il suo avere. Mancano 4 minuti e 40 al termine della partita e il nostro avversario è a 4 e noi siamo a 2 in questo momento. Ci sta un po' massacrando. Dobbiamo cercare di tenercelo più distante possibile, perché questo mi sembra di averlo visto là in fondo. No, ho visto un fantasma. Perlustriamo un po' la zona. Vediamo dove si trova. Ah, tra l'altro, ragazzi, ho accelerato. Avete presente quando andiamo in impostazioni interfaccia? Ho spostato leggermente i comandi e ci sto prendendo un pochettino la mano. E praticamente ho avvicinato di più. Uccisione esplosiva. Ti ho seccato, ciccio. Volevi prendermi con il bazooka? Io lo so. Ho spostato leggermente i comandi, li ho messi diversamente come da solito. Eccolo che è sbucato subito, è vero che ho messo il riavvio rapido, me l'ho dimenticato. Ho spostato leggermente i comandi, vi dicevo, e ho velocizzato la sensibilità nella mira e la sensibilità anche mentre camminiamo per i cambi di direzione. Ho voluto provare questa cosa per vedere se riesco a giocare meglio in questo modo. Vediamo dove si trova. Eccolo, lo sento. Uccisione! E siamo a 4, ragazzi. Adesso cambiamo zona perché questo qui verrà a cercarci sicuramente, anche perché abbiamo il riavvio rapido e farà in fretta a trovarci. Uccisione! E siamo 5-5! La partita si comincia a complicare dietro di me, non l'avevo visto, ragazzi. Comunque, siamo 6-5 per lui, bravo, molto bravo. Più che altro saper usare i fucili così non è per niente facile, perché dobbiamo veramente avvicinarci molto vicino al nostro nemico per riuscire a seccarlo. Comunque ce l'ho anch'io quell'arma e non riesco a giocare così bene come gioca lui in questo momento. Eccolo lì dietro, carichiamo l'arma, forse non è il momento ideale per caricarla, ma ci abbiamo provato, ha una COG. Ma chi è questo? Come fa ad avere una COG? Ha raccolto la mia. Bastardo. Ecco.
vuole fare il furbo, vuole riuscire ad ammazzarmi a distanza perché ha visto che lo sto cercando di mantenere a distanza per ammazzarlo. Furbo, furbo, ragazzo. No, non mi seccare. Granata, ho sbagliato a lanciarla, porca miseria, mi sta seccando questo bastardo. Scusate il termine, ragazzi, ma in senso amichevole. Ok, cambiamo arma, ragazzi. Passiamo alla MG200 col cacciatore di taglie, perché così vediamo se riusciamo ad avere la meglio su di lui, visto che ci ha fregato anche l'arma e siamo praticamente a pari. Lui ho visto che è leggermente più forte di me, secondo me. Se la sta giocando bene. Allora qui dobbiamo avere proiettili a volontà per cercare di ammazzarlo, porca miseria. E siamo 10 a 5, ha raddoppiato il suo vantaggio e mi sta fregando così, ragazzi. No, è riuscito ad ammazzarmi lo stesso, porca miseria, ragazzi. 11 a 5, mancano 20 secondi al termine, ha dominato praticamente la partita. Mi dispiace Ciccio, ma ti dovrò abbandonare perché te mi hai fatto bene il culetto. E abbandoniamo la questione. Non so neanche dove sei adesso, qui sopra che sta sparandomi. E niente, ragazzi, partita terminata. Comunque, ragazzi, adesso non è per trovare una scusa, ma è molto difficile. Anche per me, bravo, molto bravo. Sicuramente è uno che ci sa fare, ma comunque io ho soltanto una piccola pecca. Praticamente con il programma che utilizzo per registrare, purtroppo, siccome che capta l'audio del mio smartphone e va a registrarlo sopra il computer, grazie anche poi alla webcam e tutto quanto, il problema qual è? Che io quando gioco non sento l'audio, quindi io sto giocando in silenzioso. Quindi in questi casi, quando sei soprattutto uno contro uno, adesso non è per una scusa, lui era più forte, magari avrebbe vinto lo stesso, non riesco a sentire da dove mi sparano, quindi non sento neanche che qualcuno mi sta sparando. E quindi il che è molto difficile giocare a Modern Combat senza l'audio. Provateci anche voi, ragazzi, giocare, abbassate del tutto l'audio e provate a giocare, vedete che non è per niente facile la questione. Comunque, bando alle ciance, andiamo a fare una cosa, andiamo a fare una partita multigiocatore, visto che sono in tanti che chiedono continuamente di giocare a gruppi. Andiamo a farci una partita a gruppi e andiamo a invitare quelli che sono online in questo momento. Speriamo che ci sia qualcuno online in questo momento. E poi, tra l'altro, ragazzi, colgo l'occasione per annunciarvi una cosa che sono andato ad acquistare, che farò il video nei prossimi giorni per farvi vedere. Sono andato ad acquistare un paio di cose, tra l'altro. Uno è è praticamente un computer Android, che vi farò vedere nei prossimi giorni. È praticamente un octa-core da 1,5 giga, più c'ha 2 giga di RAM, e ho scaricato anche lì Modern Combat 5, l'ho provato, e praticamente io riesco a usarlo collegandoci un joystick. È veramente molto bella la cosa. Ed è portatile, uno scatolino veramente piccolo, tipo grande quanto l'Apple TV. Poi, altra cosa, sono andato ad acquistare una batteria supplementare per il mio iPhone 6 Plus. È una di quelle cover a batteria, un power case. Come tutti sapete, giocare a Modern Combat 5, adesso non so quanti di voi hanno un Plus come me, a giocare a Modern Combat 5 con la batteria carica al 100% in tempo 3 ore più o meno ed è KO. Praticamente abbiamo la batteria già scarica. Con quel power case ho già notato che riesco a giocare anche 5-6 ore, il che è molto vantaggioso. Non è che magari mi metto lì a giocare 5-6 ore, però magari se giochiamo 2-3 ore, perché a volte ci intrippiamo, come ben sapete, stiamo 2-3 ore davanti a sto videogioco e poi dopo siamo KO con la batteria e non possiamo più utilizzarlo per altre cose. In questo modo, anche se un po' grande, però magari siamo in spiaggia, abbiamo voglia di giocare, così è, abbiamo la possibilità comunque di avere la sicurezza di arrivare fino a fine giornata con una batteria supplementare che non ci tocca tenere un cavo attaccato, ma semplicemente tenerla come custodia. E niente. Allora, qui è necessario un minimo di 2 giocatori, qui nessuno si sta facendo vedere. Allora, andiamo a fare una cosa, andiamo a farci una partita multigiocatore
e andiamo a invitare Lega Gruppi non classificata, torniamo in non classificata, andiamo in amici, andiamo a vedere se c'è qualcuno online in questo momento. Non c'è nessuno online oggi, ragazzi. Andiamo a creare un'altra partita e la proviamo a fare a squadre. Li mettiamo il supporto militare. Anzi, facciamo senza supporto militare, così togliamo il vantaggio per i cacciatori di taglie. E non facciamo una partita privata, facciamo il rientro normale, non rapido. Andiamo a farla sulle strade a sto giro e andiamo a provare a invitare la gente che vuole entrare. Vediamo. Invitiamo i giocatori. Allora facciamo chat di squadra, ok, più amici. Andiamo a invitare gli amici che sono online in questo momento. In questo momento, ragazzi, non c'è nessuno online. Ok, io vado a prendermi la squadra dei blu. Andiamo a invitare dei giocatori in chat globale. Vediamo se c'è qualcuno che entra. Andiamo a inserire. E questa partita, ragazzi, ce la faremo con la COG per vedere come riesco a comportarmi con quest'arma. Invitare gli amici, ma sono tutti offline, ragazzi. Vediamo se c'è qualcun altro che si unisce. Siamo uno contro uno, ragazzi, e per il momento non voglio cominciarla in questo modo, perché uno contro uno non è che mi intrippa più di tanto. Cominciamola, ragazzi, facciamo questa partita così e dopo sapete cosa facciamo? Dopo farò un'altra partita che poi sarà l'ultima e andremo a farci una partita a squadre direttamente nella chat globale, cioè una partita online a squadre diretta, così come viene viene. Così vediamo come cosa ne esce fuori, ragazzi. Ok, partiamo con la COG MK4 e vediamo chi si unisce alla partita. Al momento siamo uno contro uno, la partita sta per cominciare. Andiamo a cercare il nostro nemico. Dov'è finito in questo momento? Vediamo se si unisce qualcuno. Facciamoci un giro qua sopra per vedere se riusciamo a vedere dall'alto qualcuno qui sotto. Al momento non vedo nessuno. Eccolo qui, il nostro nemico, lo becchiamo subito, prima uccisione. Eccolo qui giù, ragazzi, che è tornato. E lo spacchiamo nuovamente. Non mi sembra uno molto forte, ragazzi. Facciamoci un giro qui dietro.
Usiamo la pistola per vedere se riusciamo a correre più veloce e riusciamo a trovarlo prima. Eccolo qui, ragazzi. Proviamo a seccarlo con la pistola. No, mi ha fregato. C'ha un fucile da cecchino, ragazzi. Sono andato a spatacchiarlo con la pistola pensando fosse con un'arma debole, invece aveva un bel fucilone da cecchino. Dobbiamo stare attenti quando ce lo troviamo faccia a faccia, perché se riesce a mirarci in tempo, quello lì gli basta un colpo per seccarci. Eccolo lì sopra, infatti. Proviamo, eccolo. Eccolo che si ribella. 2-2, 4 minuti e mezzo al termine. Torniamo nel posto. Vediamo se si è camperato lì sopra e vediamo di riuscire a beccarlo a sto giro. Eccolo qui. Eccolo, eccolo. Uccisione, rivalsa. 3-2, ciccio. Proviamo a tornare qui sopra. Eccolo lì, ragazzi. Uccisione, 4-2, ciccio, non scappare, che ti vengo a prendere. Comunque non cantiamo troppo presto vittoria, perché si può ribollare da un momento all'altro e farci il culetto ripetutamente. Mettiamoci a fare una telefonata dietro la cabina noi. Vediamo da dove sbuca. Eccolo lì sopra. Colpo alla testa. Questa è una posizione, ragazzi, dove è molto tattica, perché abbiamo la possibilità, tra l'altro, soprattutto dietro questa cabina. Questa cabina è veramente tattica, perché riusciamo comunque a vedere attraverso e non prenderci proiettili. Dobbiamo stare veramente molto imboscati però dietro la cabina. Eccolo che sta mirando, ma noi lo uccidiamo. 6-2. Ed è questa una bella zona, tra l'altro, per fare un po' di camper, insomma, spostandosi un po' a zigzag qua e là, perché riusciamo ad avere sott'occhio praticamente tutta la zona, tranne chiaramente qua sopra, dove sto mirando in questo momento, che però, essendo qui dietro, loro non riusciranno a spararci. Eccolo che ha capito la nostra zona, vediamo dove va lì dietro. Adesso lo andiamo a cercare proprio in quella zona lì, prendiamo la pistola per correre più veloce e andiamo a cercarlo. Partiamo con l'inseguimento, torniamo con il nostro fucile. Sicuramente vorrà imboscarsi qua sopra per... Eccolo! Ciao ciccio! Non l'ho voluto accoltellare, ragazzi, perché sto cercando di fare più uccisioni possibili con quest'arma per andare a sbloccare prima possibile, per aumentare il numero delle uccisioni, per andare a sbloccare prima possibile il prossimo potenziamento. Qui sotto. Uccisione. Siamo 8-3, ciccio. 2 minuti al termine della partita. Cambiamo zona. Andiamo giù. Vediamo se sbuca qui fuori. Eccolo. Uccisione. Altra uccisione, ragazzi, siamo a 9-3. Un minuto e mezzo al termine della partita. Eccolo lì di nuovo, ragazzi. 10-3. Comunque, ragazzi, me ne sto approfittando perché non è di un livello alto. Questo poveraccio che si sta subendo tutte queste uccisioni una dietro l'altra. Sarà un po' demoralizzato il ragazzo. Però quante volte sono io così? Praticamente quasi tutti i giorni. Eccolo lì dietro. Andiamo a prenderlo. Partiamo con l'inseguimento. Vediamo se sbuca fuori da qui. No, è finito qui sopra perché ho visto l'ombra. Avete visto il gap? Eccolo. Uccisione. Colpo alla testa. Diflu è inarrestabile. C'è un gap, tra l'altro, ragazzi, che lì praticamente abbiamo il muretto. In teoria non si dovrebbe vedere l'ombra completa.
invece fortunatamente, altra uccisione. E invece fortunatamente da là sopra, quelli che passano lì sopra, se ci fate caso, qui dove sto mirando, qui sotto, spesso compare l'ombra completa, tra l'altro, non soltanto del busto, per dire. E quello ci fa capire quando uno è messo lì sopra per... No, mi sta fregando. Ecco, vediamo se sei così bravo con il mirino. Bravissimo! Ok, partita terminata ragazzi, ho fatto 12 uccisioni, me ne sono approfittato un po' visto che non era molto forte questo avversario, ci siamo guadagnati un pochettino di punti insomma, approfittandocene di uno meno forte. Ok, adesso ragazzi andiamo a farci l'ultima partita, spero di giocare con qualche amico sinceramente, che sa che stanno tardando all'appuntamento, o magari molti di voi non potevano, ci sta, comunque... Andiamo a fare una cosa ragazzi, andiamo a vedere innanzitutto subito la gente che è online in questo momento. In questo momento non vedo nessuno online purtroppo. E andiamo a vedere tra gli amici se c'è qualcun altro online. Ma da qui non si riesce a vedere, ok. Allora facciamo una cosa ragazzi, andiamo a farci adesso, così guadagniamo anche un po' di punti magari. Andiamo a farci una partita multigiocatore normalissima e volevo fare una partita... a squadre. Andiamo a scegliere il nostro premio. Tra l'altro questi stivali del legionario mi mancano. E andiamo a mettere pacchetti battaglia, per vedere se riusciamo a beccare qualcosa come pacchetti battaglia. Andiamo a farci l'ultima partitozza. Ah, tra l'altro ragazzi, nel cacciatore di taglie sto sbloccando un'altra arma. Adesso appena riesco a sbloccarla, magari vedo se riesco a sbloccarla entro oggi, lo farò nei prossimi giorni, un altro video, senza aspettare sabato prossimo chiaramente. E così faccio vedere l'arma di livello 4 del cacciatore di taglie. Così andiamo a vedere come si comporta. Allora, usiamo la COG. Adesso siamo in una bella partitozza ragazzi. Sarà dura questa, proviamoci. Qui sono veramente in tanti. La fregatura che qui c'è il vetro, ragazzi. E tra l'altro non si rompe neanche per sparare. Eccolo, un nostro nemico. La prima uccisione ci ha messo la mina. Vediamo se saltiamo in aria. Saltiamo in aria. C'erano due mine lì per terra, ragazzi. E, abbiamo sì la tuta anti-esplosivo, ma era veramente forte questo esplosivo. Eccolo un altro. Proviamo a spararlo, ma ci ha fregato. Non ho mirato bene, sinceramente. Allora, usiamo un po' di più il mirino, vediamo. Uccisione. Granata. Dove cacchio è finito questo ragazzi? Ah, si è buttato qua di sotto ragazzi. Si è lanciato proprio. Ed eccolo che mi frega da dietro con una DBS-4 MK4 che si è accucciato lì sotto. Stavo aspettando che scendessimo dal buco anche noi. No problem. Andiamo a cercarlo il ragazzo. Ecco qui qualcuno, no, è dietro di me che mi spara qualcuno con una Sering 9 senza che ce ne accorgiamo. Comunque siamo 12-14, l'avversario ha un po' di vantaggio, poco per fortuna, e vediamo di riuscire a limitare il suo vantaggio. Granata esplosiva da quelle parti, no, niente, siamo 14-16, 16-16 ragazzi, bravi ragazzi. Vediamo se c'è qualcuno qui dietro, eccoci. Il lupo mannaro. Vediamo se riusciamo a boccheggiare qualcuno di qua. Eccoti qua che ti sparo alle gambe. Uccisione. Usiamo l'elicottero di ricognizione. Così andiamo a vedere dove si trova il nostro nemico immediatamente. Sto andando praticamente nella direzione opposta, ma qui dietro c'è qualcuno. No, è lì sopra. Granata. Non te la sei beccata. Una COG MK6. Questo deve essere bella tosta, cacchio. Più tosta ancora della mia.
Comunque, non demordo, siamo 27 a 26, abbiamo pochissimo vantaggio contro il nostro nemico e vediamo di riuscire a ammazzarlo questo, ragazzi. Granata. Non abbiamo ammazzato. 29 a 29, meno male che la squadra con cui sto giocando è veramente forte, perché sta mantenendo il ritmo dei nostri avversari, fortunatamente. Eccoli qua, i bastardi. Dove sono? Dove sono? 32 a 32, ragazzi. Uccisione. Da dietro. Mancano 3 minuti al termine di questa partita, che sembra molto combattuta. Abbiamo soltanto 2 punti di vantaggio rispetto all'avversario. Corrono come delle bestie questi ragazzi. Non esce fuori di lì. Non esce fuori di lì, ragazzo. Lo dobbiamo andare a prendere, ragazzo. Mi è andata anche un po' bene. Mi è andata di lusso, direi. Stavo per essere seccato io. Uccisione. Elicottero di ricognizione. Andiamo a impostarlo subito. Dietro di noi abbiamo una torretta che ci sta provando a sparare. Spero che non riuscirà ad ammazzarci. Salendo qualcuno qui sopra? No. Veramente molto bella sta mappa, tra l'altro. È bella incasinata praticamente. Siamo 47 a 47 a 48. Il nostro nemico ci ha superato in questo momento. Sto ricevendo un po' di bug con il mio telefono. Ah, tra l'altro, ragazzi, penso che forse nei prossimi giorni dovrò fare la decisione di cambiare il mio smartphone. Penso di passare dal 6 Plus al 6S Plus, così dovremo avere un po' più di potenza per evitare tutti questi lag. Comunque, ragazzi, oggi non è andata tanto bene per quanto riguarda giocare con gli amici che ho sul mio Mode Gomba 5, perché evidentemente non sono riusciti a coincidere con i miei orari. Ci sta. Spero sabato prossimo di poter giocare di più con i miei amici e cercare di fare una partitozza insieme, perché adesso online non vedo nessuno, purtroppo. E niente, ragazzi, nei prossimi giorni vi farò vedere la nuova arma del cacciatore di taglie, arma di livello 4, così da poterla guardare insieme. E grazie a tutti del vostro ascolto, ragazzi, e ci vediamo alla prossima partitozza. Ciao a tutti, ragazzi.